Vediamo un po' come iniziare oggi. Oggi con cosa iniziamo? Carri o la fine del mondo con gli aerei? Inizio, Gavi. va bene, inizio con i 5,57 russi, va bene. Va bene, dai. Allora, ci buttiamo poi con i carri. Allora, vi devo Sì. aggiungere al plotone. Allora, non ti vedo, Checco, mi dà sconosciuto. Ok, andiamo a fare il culo a qualcuno. Almeno io ci provo, Le ultime parole famose. come ieri. Oddio. Madò, ma ieri Shogun è stato. Io ieri Oi, oi. stavo per chiudere a un certo punto, ho detto vabbè dai. Ma tu non l'hai vista la battaglia navale? No, ho chiuso Abbiamo prima. vinto, abbiamo vinto. Lì è l'unica che abbiamo vinto. No, ma io non le voglio vedere battaglie navali, ho un trauma, 40 minuti di non far nulla. No, vabbè, da noi è durato circa 20 minuti, ma è stata Da noi micidiale. Perché poi a un certo 40. punto, Lasciamo stare, cosa è ad un certo successo? punto, Guzza, con la sua nave ammiraglia, che era la più, cioè praticamente il tempio galleggiante, è riuscito a farmi diciamo, un arrembaggio alla mia piccola. Una nave di merda Oddio. di 40, con 40 militari sopra. Siamo riusciti a conquistarla noi. Abbiamo fatto un contrarrembaggio. Io non ho parole, questi sono traumi pesanti. Oddio. Infatti, sconfitta schiacciante alla fine. Tutte sconfitte prima, poi abbiamo vinto noi. In un modo proprio. Vabbè, però sai com'è, se loro usano i moschetti è un po' difficile vincere. Beh. Allora, Pietro mi dice, la scuola mi stressa, quindi mi sfogo nel sogno immaginando la mia prof presa a pugni. Ma io Via. direi che poco, buttano anche giù da un grattacielo, cioè. Dovete trovare le insegnanti sexy invece, ragazzi. Quelli Ma che i perché a sogni noi li non fai capita? volentieri, non che le prendi a Mamma. pugni. Perché a noi non capitano queste cose? Manca l'università, Ai miei secondo tempi capitava, raga. me. Che tu hai C'erano acchiappato il insegnanti missione volo. veramente. Soprattutto le supplenti, quelle alle prime armi. Oddio. No, io ho tutti uomini e tutti pelati. Wow. Cioè, proprio. Avevi proprio la creme della creme Eh sì, Sì, fortunatissimo, pure io. no, però Dell'istituto erano italiano simpatici. dell'istruzione. Mamma Ciao mia, e Fabio, vabbè. benvenuto. Oggi War Thunder con la mia carretta, guardate qua, che si Con lo sta studio di fronte. impantanando nella neve. Butta giù lo studio, prego. Non ho, sto ricaricando. Grazie, è morto il mio carro. Morto. Il mio sta bruciando. Aia. Lo sto fare il barbecue. Ne ho uno qua dietro io. Gli do una bottarella così. Ma tu è ancora lì da solo su Amida. Sono bloccato, sì. Pietro Beh, dice almeno che sei lì. le supplenti le prendeva per il culo. In senso metaforico. Perché lì la cosa potrebbe essere molto dubbiosa. Madò, ci siamo chiusi qua dentro. Io c'ho Papo Dato che lo sto tamponando da dietro. So che sta sparando, ma io non vedo nulla. Lo stupido non si muove comunque. Nemico L'ho stupido. bloccato. Sì, l'ho bloccato. Ragazzi, io non vedo nulla, quindi sparo così c'è una nebbia qua dentro. Sì, l'ho buttata io perché sono riuscito così sopravvivevo un po' di più. Sì, In realtà c'è lo ci ha stupido davanti. distrutto qui. Dove si è uscita tipo nello spazio grande quanto un topo. Sì. Se ci riesci. Qua. Sto bastardo. Tanto siamo Esplodo tutti ammassati nello stesso punto, raga. così a Sì. caso, quitto. Madonna, ma che è? Ciao. No, ci sono davanti. Perché non lo La mira? fai? Ma No, non ce la fai. Sto perché non lo mirava? arrivando. Ma quello è un aereo. Finito. Fanculo. Ma tipo dov'è? Non si vede niente. Non vedevo Non si vede assolutamente nulla, raga. niente. Poi io avevo lanciato l'artiglieria sopra. Prova a Abbiamo prendere fatto, C. Tom. Anche se sono nella direzione opposta. Vabbè, scendo in B, dai.
Ma andiamo su. Qualcuno è morto. Oddio. Pietro dice. Oddio. Non pensare male, ancora non sono arrivato a essere un pervertito. E Guzza conferma dicendo ne sei proprio sicuro? Se la porta buona. Sono limiti, sono super. Sento del loro spawn. Siamo sopra il loro spawn e Toretto muore a breve. Sì. Allora io ragazzi ne ho uno davanti. Aspetta, mi aiuti con le riparazioni davanti? Sì. Perché tre non secondi, non riesco... sono più fattibile. Allora, l'ho colpito. Oddio, ma quella è una bomba. Quale? È dietro di noi. Ah. Ecco, quella è una bomba. Integro. Oh, vabbè, tanto non... Ah, ma io proprio sono circondato, io proprio sopra i cazzi miei. Sì, ma qua ci stanno pushando. Ma perché non mi allora, dà più c'è... il cannone? Cos'è quel caso? Ah, è un Marder. Iniziamo a pregare. Sì. Vabbè, ragazzi, abbiamo almeno due punti. Cioè, AEC, Charlie dai, io penso e Alfa parliamone. Due cavi tengo, quindi. Ah, già sei fuori? Sì, ho dovuto tirare il T50, se no vi... uscivano cose. Ho capito. Sì, dopo. Quindi guarderò Necron col T26 che esplode. Bastardo. Naturale. Esplodo malissimo pure io. Mamma mia, erano troppi. Tre. Malissimo, secondo in classifica. Ah no, vabbè, quarto, scusa, però malissimo, C'è un bombardamento aereo. Madonna. Ma tu dei russi non hai nient'altro 1.7? No, io non ho. Io assolutamente non ho niente. Ragazzi. Io tengo forse un T26-4. Però non quello. Precisione chirurgica del 75-34 che mi ha. Qualcuno salva quel Panzer 38 che si è capovolto, davvero imbarazzante. Ma c'è qualcun dove? Altro che è rimasto imbattito? Siamo tutti fuori. No, sono letto con il Puma. Con le... aspetta, no, non è un Puma, è, un... è no, quello no. Prima. Sì, quello prima del Puma. È un premium. Ah, ecco. Vabbè. Cioppi pure, no. No, l'ho vinto. Ah, ok. Ah, ma non c'è depressione. Ma butta giù quel Panzer 4F1, va. Ma ecco, sono tutti va. Lì. Solo uno è ma no, due sono in quattro. Muoviti. Non è stata una buona idea, vero? Dovevi andare di velocità. Sì. Sei di velocità morto, che vero? È verso una pira funerale. Morto. Muerto. Porca miseria. Ma poi da lontanissimo questo mi ha preso. Pietro mi dice, comunque sembri illuminato da Gesù Cristo. Perché mi si illumina il volto? Allora, tra la maschera di bellezza di ieri, oggi l'illuminazione divina. Ma oggi non c'è tutta quella luminosità. Cioè, vabbè, addosso è perché ho fatto la cazzata di mettere una maglietta con la striscia verde e fa contrasto col green screen. Questa quando vesti la maglietta di bianco e sei sotto il sole. È una buona idea. Beh, aspetta, faccio così, ragazzi. Comunque sto al menu, se... Adesso come va? O spero non lo so, non ti la... vedo. No, vabbè, dico con gli altri che mi stanno seguendo in chat. Allora, Fabio diceva, io un paio di belle F che ho avute nella carriera scolastica, tutti di matematica, una bottarella ci sarebbe stata, quindi... Vabbè. Siamo fuori, ragazzi? Sì. Sì. Allora, torniamo all'hangar. Vuoi utilizzare gli aerei? Meno traumi? Sì. No, ma tu vabbè. Che quel cos'altro 1.7 non hai proprio niente, eh? Anche 1.3 tipo il su 5.1. Aspetta, devo tengo il T26-4 come carro. Ragazzi, io non vi dico nulla perché tanto sapete. Ma il su 5.1 ce l'hai? Pensa positivo. 25 esami, è solo il primo anno, più tesi, non mi fa pensare. Mette le mani avanti, Nikon.
Sì, sì, sempre. Credevo sì. Vabbè, una pensata positiva e l'altra. Cerchiamo di fare un bel partitone. Sì, dai. Pensiamo. Poi se riesce. Io pensiamoci, sono... se succede poi anche meglio, però. Mi superano tutti! Sono il carro più lentero! Che cavolo hai detto che avevi? Ciao Cesar, benvenuto! Oggi non posso giocare ma seguo la live. Grandissimo, qua mi sperono con sto IKV72 che mi ha praticamente speronato. Beh, tanto per iniziare che siamo sei non è niente male, eh? Sì. Oh, ma il tipo che va da solo su A è famissimo, è matto. L'ho matto. Ma almeno aspettaci, voglio anche io i punti. Sì. Io prendo coraggio, ragazzi, e vado verso B. Ecco, tu hai detto che hai deciso di perdere la vita. No, no, ci sono. Siamo in tavola. Allora, dai. Io ho capito che tu ci tieni a non sopravvivere, però. Non è vero. Oh, voi non avete idea in che situazione imbarazzante sono. Non riesco a fare una salita. Con BT5. Attento che sta arrivando uno da destra. Il mio problema è che non riuscivo a salire. Ti dico solo questo. Ok, ma quello è sinistra. No, c'è uno pure a destra. Ma quello a destra lo prendi tu, io prendo quello a sinistra, la meglio. Sì. No, quello a sinistra prima non c'era. Aspetta un attimo, dove cavolo sta andando? Lo vedo, un LBT. Ah. Sì, sì, ce l'ho davanti anch'io, un LBT. Ora devo stare attento a non farmi fregare. Vai piano, eh. Se ne vedo due, uno è BT7. Si può perforare, credo. Abbasso il paese. Sei da solo, sto arrivando. Sì, no, che sono stato scemo io. Dio, io sono stato altrettanto scemo. Sì, no, sono stato un po' critico, io. Dai che muore. Guarda, io ho perso tipo metà dell'equipaggio in un colpo. Sì, vabbè, dai, però, mia, con un colpo loro tipo mi fanno fuori. Davanti, cioè, io ho sparato tre colpi, io. Devo sapere, so. Torna indietro se ci riesci, io non ne sono sicuro. Sì. No, i miei fumogeni sono utili qualche volta, vedi. Tieni i fumogeni, ottimi. Proviamo a uscire dall'altro lato? Sì. Voi siete sempre su A, no? Su A. Sì. Guarda, ora che l'hai detto moriremo. Però... Tanto a sinistra. Attacco aereo. C'è uno scuba. Ci ho provato a beccarlo. Oh, l'ho preso. Allora, uno e due di fronte. Dai che lo prendo. Ha sparato il colpo. Faccio io l'estra. Oddio, il cannone non scende. Non ci crede. Il cannone merda. Non scende. No, è troppo grosso, mi fa armato. Di solito ci faccio tempo. Dai che forse mi danno l'uccisione dell'aereo invece a me, raga. Ma è così che si fanno i punti con gli aerei, scusa. Allora. Fabio Hell, ormai saranno anche ultra cinquantenni le mie, comunque mica mi devo fidare di loro, le avrei volute solo e provate, bravissimo! Beh, provi, un'esperienza è sempre un'esperienza, direbbe qualcuno. Hai? Dato che certe volte i nemici spariscono dai radar. Vabbè, comunque, perché ho comunque sempre dietro dei Crusader? Crusader, però non lo so, è sfortuna. Guarda, stavo arrivando adesso su A. Ma c'è un bel po' di gente. C'è un M2. Sotto il naso si è schiantato un caccia. Allora, io ho un piano, faccio il giro lungo. Magari non mi vedo. Ok, perché io li distraggo. No, non di qua. Ma va in giro. Ah, pensavo dicessi a me. No. Dicevo al mio carro armato. Oh, no, ma vabbè. Io me ne vado. Ma è normale, ragazzi, che quanto... Che più ci provi, più esplodi, sì. No, ma a parte quello. Però basta che miro vicino a una transenna, così.
cioè il mirino del cannone va a farsi benedire. Allora, diciamo così, sì, vabbè, lo standard ha delle cose speciali, tipo le pareti non sono sempre piene. Sì, e ho provato, tipo ad esempio nelle ringhiere. No, che a volte i treni, non, i treni sì, non sono pieni. Se spari colpisci. Ok. Io ti avviso perché ci sono tanti. Ma treni. Non sempre però, Non sempre, però abbastanza volte da farti odiare il gioco. Sì. Con i tedeschi mi è successo perché avevo bloccato nel treno. Quindi colpivo a caso da lì. Allora, Fabio ci dice, sul gioco invece il suo carro armato preferito della seconda guerra mondiale è il T-34. Come nel e gioco? Come si fa una malla? Commenti a caldo da voi, più esperti. Come si fa una malla? Cioè, nel gioco è il T-34. Sì, vabbè, comunque pure nella realtà era un buon carro armato, Nella realtà, sì, vabbè, un carro non buono per l'equipaggio, ma... Per una sì, vabbè, non avevano equipaggi esperti. Come il Tiger King alla fine della guerra. All'incapacità dell'equipaggio di avere lo spazio adeguato per vivere. Col fatto sì, che pure quello. In radio, in una. Non lo prenderò mai, ragazzi, ci provo. C'è anche da dire che. Tutti in aria sono. C'è anche da dire che il T-34 è stato fatto proprio velocemente. Per sì. Contrastare i carri armati tedeschi proprio perché non la Russia qualità sì per diciamo la Russia visto che non si aspettava l'attacco tedesco ha fatto una cosa veloce che alla fine ha avuto la fortuna che si è rivelata molto utile avevo letto come che vedi Fabio siamo molti esperti di storia pure due idee sulle corazze spesso le idee arrivano proprio dalle nozioni storiche io ci provo magari lo becco ugualmente aveva o la corazza inclinata o una corazza spessa e non inclinata nell'idea che così il colpo si diciamo l'energia del colpo si diradava lungo la corazza sì però mi pare che era sbagliata questa teoria che ma invece è inclinata è giusta. Non sono un tecnico. Sono negato. Beh. Io ragazzi ci provo in tutte le maniere ma. Ma almeno voi no, qualche kill l'avete fatta? Non ne voglio parlare. Non so quante me l'ho fatta. Io almeno qualche colpo l'ho dato. Poi effettivamente. Ne ho fatte tre. Ma guardate. Vediamo Necron cosa fa. Ah no, Corretti è ancora lì. È rimasto soltanto il campione. No, ma lui è quello fortunato, secondo me. Fortuna, sì, è fortuna. Io l'ho sempre detto, è fortuna. Ma gli piace girare intorno ai capannoni, eccolo qui. Già è in fiamme soltanto per la bottarella. No, sono morto. Per la bottarella. Che bottarella, Una bella botta è stata.